Manzara incontro ieri pomeriggio per ricordare la strage di Capaci. Palermo, nuovo incontro tra l'assessore Calenda e la filiera ittica manzarese. Trapani al via giovedì la raccolta firme della CISL per un fisco più equo. Manzara si è svolta oggi alla Lega Navale la giornata della sicurezza in mare. Calcio per il Manzara, domani in palio l'accesso alla finale dei playoff. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo parlando della strage di Capaci ed in particolare dell'impegno e del sacrificio del magistrato Giovanni Falcone alle nostre responsabilità contro le illegalità e la mentalità mafiosa. È stato questo il tema ieri pomeriggio dell'incontro che si è svolto nel laboratorio Talenti Edilizie Siciliane del seminario vescovile di Mazara. L'incontro rientra nell'ambito dell'iniziativa promossa dal Centro Giusti di Sicilia, dal Seminario Vescovile e dalla Fondazione San Vito per ricordare proprio le vittime della strage di Capaci. Relatore dell'incontro è stato il magistrato Andrea Tarondo. Ascoltiamo le interviste realizzate a margine dell'iniziativa. 1 o 2 giorni per ricordare la strage di Capaci, sono passati 23 anni, ma è importante ricordare una delle pagine più buie dell'Italia. Innanzitutto è una memoria riconoscente che dobbiamo a queste persone, a Giovanni Falcone, ma anche a Francesca Morvillo e gli altri 3 agenti della scorta della Polizia di Stato che persero la vita a causa di questa violenza tremenda mafiosa. Ancora dobbiamo lottare la mafia, perché la mafia, prima di essere un'organizzazione criminale, è una mentalità, un modo di pensare e di agire ed è anche una cultura di morte, perciò dobbiamo tutti impegnarci, come diceva giustamente Giovanni Falcone, non è qualcuno che deve impegnarsi contro la mafia, ma tutti i cittadini, certamente a partire dalle istituzioni, chi ci rappresenta nelle istituzioni, dal comune alle istituzioni nazionali, alle forze dell'ordine. Ecco perché a noi ci sembra giusto ricordare, riconoscere quello che hanno fatto per la nostra libertà e ricordarci che lottare per la libertà non c'è mai fine, la lotta per la libertà. 23 anni dalla strage di Capaci, è importante non dimenticare l'impegno di questi servitori dello Stato. È importante e fondamentale perché ricordare Falcone significa ricordare chi ha aperto la strada, chi ha ispirato una generazione di magistrati. E ci sprona a continuare su quella strada e a cercare di capire sempre meglio un fenomeno sempre in trasformazione come la mafia. Lui ha dato un metodo, ed è un metodo, un esempio sia per i magistrati che per tutta la cittadinanza. Il momento in cui la mafia ha tentato una strategia stragista, uno scontro con lo Stato, ha creato la reazione dei cittadini, una reazione che non è stata in grado di sopportare. Ovviamente l'interesse, la finalità della mafia è sempre quella di svuotare di contenuto le istituzioni, la democrazia, dare, ovviamente accumulare ricchezza, quella è la finalità. Se le strategie violente sono di ostacolo, la mafia ha cercato di mutare e in qualche modo farci ritenere che sia un problema superato. Una volta si diceva che la mafia non esiste, adesso si dice che la mafia è sconfitta, ma la strada è ancora lunga. Sempre nell'ambito dell'iniziativa denominata per non dimenticare, per responsabilizzarci per le vittime della strage mafiosa di Capaci, questo pomeriggio si terrà un altro incontro sul tema la risorsa dei beni sequestrati e confiscati alla mafia, riutilizzo sociale e opportunità lavorative a Mazara del Vallo. Il relatore sarà il magistrato Piero Grillo, responsabile delle misure di prevenzione del Tribunale di Trapani. L'incontro si terrà alle 17:30, sempre al Centro Italiano dell'edilizia siciliana nel seminario vescovile. Bersaglieri del 6° Reggimento di Trapani hanno preso parte ieri all'operazione Strade Sicure a Roma. Durante il pattugliamento presso il nodo di scambio a Nagnine, bersaglieri assieme ai carabinieri hanno fermato una donna di nazionalità straniera, risultata poi avere a suo carico un ordine di cattura. La donna, dopo un ulteriore controllo, è stata sottoposta all'arresto. I bersaglieri del 6° Reggimento di Trapani fanno parte del raggruppamento Lazio, Umbria e Abruzzo.
L'assessore regionale per le risorse agricole Nino Caleca ha nuovamente incontrato una delegazione della filiera ittica di Mazara del Vallo. L'incontro si è tenuto a Palermo a distanza di pochi giorni da una precedente riunione. I rappresentanti della marineria mazzarese hanno nuovamente chiesto all'esponente del governo regionale di far giungere presso l'esecutivo nazionale la richiesta di un pattugliamento continuo del canale di Sicilia. Una zona di mare a rischio a causa delle pretese della Libia circa il limite delle acque territoriali, ma anche per la presenza nel paese africano di frange dell'ISIS. Durante l'incontro si è parlato inoltre dei ritardi nell'avvio del dragaggio del porto canale di Mazara, a proposito del quale l'assessore Caleca ha assicurato di attivarsi per sbloccare la situazione. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Mazara si dichiarano delusi da quella che definiscono una inefficace azione politico-amministrativa e chiedono le dimissioni di tutti i responsabili di un tale eclatante fallimento, siano essi tecnici o esponenti politici. L'inefficace azione politica e amministrativa alla quale fanno riferimento i 5 Stelle riguarda in particolare il depuratore di Contrada Boccarena, il mancato dragaggio del porto, l'esclusione dal piano triennale dell'edilizia scolastica, la gestione dei rifiuti. In sintesi arriva dagli attivisti mazzaresi una solenne bocciatura sull'attuale quadro politico-amministrativo mazzarese. Presenteremo un ricorso avverso il mancato inserimento dei nostri progetti di edilizia scolastica inerenti le scuole Santa Gemma, Paolo Borsellino e Daniele Aiello dall'elenco degli interventi ammissibili nell'ambito del piano triennale di edilizia scolastica 2015-2017. Lo ha dichiarato pochi minuti fa il vice sindaco di Mazara, Silvano Bonanno, annunciando che l'amministrazione comunale presenterà il ricorso legale contro il decreto 2410 del 30 aprile scorso del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale inerente all'approvazione del piano regionale triennale dell'edilizia scolastica. Abbiamo presentato i progetti tecnici esecutivi per tempo, rispettando gli assurdi e incomprensibili 15 giorni del bando, con la dichiarazione dell'inserimento nel redigendo piano triennale, in quanto non era tecnicamente possibile per modalità e tempi modificare il precedente piano. I progetti sono risultati tra i primi 45 in graduatoria. Ci sembra assurda l'esclusione e la contrasteremo per le vie legali e per le vie politiche. Il ricorso legale è in fase di formalizzazione, ha proseguito poi il vice sindaco Bonanno. Promossa dalla Lega Navale, si è svolta questa mattina la giornata della sicurezza in mare. A Mazara l'iniziativa si è svolta presso la locale sezione della Lega Navale, alla presenza del personale della Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza, presenti anche studenti e associazioni. Al nostro microfono abbiamo ascoltato Daniele Buturo della Capitaneria di Mazara. La prevenzione è l'aspetto più importante per una corretta sicurezza in mare. La prevenzione, la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo lavora molto sulla prevenzione in materia di sicurezza della navigazione. Questo incontro, la giornata nazionale della sicurezza che è stato voluto dalla Lega Navale Italiana e dal Comando Generale del Corpo dei Vigili del Porto, è un'occasione per ricordare ai diportisti quali sono i doveri e le incombenze che un buon navigatore deve adempiere prima della navigazione e durante la navigazione. Oggi è tra l'altro una giornata importante perché si commemora anche la persona del giudice Giovanni Falcone, esempio per tutti gli uomini di Stato, per tutti gli uomini che svolgono il lavoro da pubblici ufficiali di correttezza e di amore verso la legalità. Vorrei ricordare anche che quest'anno è il 150° anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto, quindi noi nel corso di questa stagione estiva ci terremo a organizzare un'altra serie di incontri, soprattutto rivolti ai ragazzi delle scuole, comunque ai più giovani, per fare conoscere quali sono i compiti della Guardia Costiera e soprattutto l'impegno che la Guardia Costiera profonde sempre per la sicurezza della navigazione. Per una corretta sicurezza in mare si parte da piccoli accorgimenti.
si parte da piccoli accorgimenti. Innanzitutto si parte dalla visionare le condizioni meteo. Molto spesso si va a mare senza aver visto il giorno prima quali sono le condizioni meteo del giorno successivo. Poi ovviamente è importante una visione di tutte quelle che sono le dotazioni di sicurezza a bordo, quindi vedere il tipo di navigazione che si vuole svolgere e quindi quale dotazione occorre avere a bordo, quindi controllarne il numero e la scadenza, nonché ricordarsi sempre chi si porta al comando di un'unità di porto che in quel momento lui diventa comandante responsabile della sicurezza per tutte le persone che trasporta. È stato pubblicato all'Albo Pretorio Online del sito internet del Comune di Mazara il bando per la concessione di un contributo economico integrativo all'affitto. I moduli per la presentazione delle istanze fanno sapere dal Comune sono in distribuzione presso il primo settore di Via Giotto oppure si possono scaricare dal portale istituzionale. Le istanze vanno presentate entro il 22 giugno al protocollo generale del Comune in Via Carmine. Al via giovedì prossimo in provincia la raccolta firme della CISL per un fisco più equo il servizio. Partirà giovedì prossimo da Trapani la raccolta firme promossa dalla CISL per far approdare in Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare sulla riforma del fisco predisposta dal sindacato. A partire dalle 9.30 in piazzale Ilio, chi lo vorrà potrà recarsi presso il gazebo che verrà allestito per sottoscrivere la proposta. Ci saranno altre tappe in provincia, il 6 giugno a Marsala, Piazzale, Dittatura Garibaldina, il 12 giugno a Mazara del Vallo in Piazza della Repubblica ed il 17 giugno ad Alcamo in Piazza Castello. La proposta, fanno sapere dalla CISL, punta ad un nuovo assegno familiare sulla base delle effettive condizioni di disagio che cresce al crescere dei carichi familiari e si riduca all'aumentare del reddito, all'estensione del bonus di 80 euro a tutti sotto i 40.000 euro di reddito, nonché all'introduzione di una tassa sui grandi patrimoni oltre 500.000 euro, nonché alla esenzione della prima casa dalle imposte. La proposta di legge è stata illustrata ieri nel corso di un incontro svoltosi alla Camera di Commercio di Trapani. Un incontro tra docenti di Mazara e sindacati si terrà lunedì prossimo presso il Boccone del Povero alle 16. Nel corso dell'incontro docenti e sindacati si confronteranno e proporranno iniziative da intraprendere a livello nazionale contro il disegno di legge del Governo sulla riforma della scuola. Si tiene domani la 25ª edizione della giornata dedicata alle oasi del WWF, l'iniziativa in programma anche a Mazara presso la riserva naturale Lago Preola e Gorghitondi. L'appuntamento è per le 9 allo spazio informativo della riserva. L'iniziativa prevede la visita guidata lungo i sentieri della riserva e attività sportive. Il presidente del distretto della pesca di Mazara, Giovanni Tumbiolo, nei giorni scorsi è stato ricevuto a Roma dal ministro della pesca, dell'acquacoltura e del Ghana. Nel corso dell'incontro si è parlato a lungo di Blue Sea Land 2015, l'Expo nei distretti del Mediterraneo, dell'Africa e Medio Oriente. Il ministro ha assicurato una corposa presenza del paese africano alla quarta edizione della rassegna in programma a ottobre al fine di intensificare le relazioni produttive e commerciali fra gli operatori siciliani e ghanesi. Il Consiglio Comunale di Favignana è stato convocato per mercoledì prossimo all'ordine del giorno l'approvazione della nuova convenzione per il quadriennio 2015-2019 tra il Comune Gadino e l'Assessorato regionale ai beni culturali per la gestione congiunta dell'ex stabilimento Florio. La seduta è fissata alle 15.30. L'associazione Insieme per Triscina organizza domani una giornata ecologica che si svolgerà a partire dalle 9.30. L'appuntamento si legge in una nota dell'associazione fissato davanti lo spiazzale che si trova di fronte alla chiesa della Sacra Famiglia nella strada numero 21. I volontari puliranno un tratto di spiaggia portando via la plastica, il vetro, le lattine e quant'altro abbandonato sulla spiaggia. L'associazione metterà a disposizione guanti, sacchi e tutti gli strumenti utili alla pulizia. L'impegno pedagogico delle Caritas, un incontro si terrà a Trapani lunedì presso il seminario vescovile di Alice Casasanta. L'incontro si aprirà alle 16 con un momento di preghiera e di introduzione del vescovo della diocesi trapanese Pietro Maria Fragnelli. Relazionerà Don Francesco Sodu, direttore della Caritas italiana. Alle 18.30 il vescovo concelebrerà una messa in suffragio di tutte le vittime dei naufragi nel canale di Sicilia.
D'ora lo sport calcio, domani la sfida di ritorno per il Mazara sul campo del Nardò, il servizio. Partita da dentro fuori domani pomeriggio in Puglia per il Mazara. In palio c'è l'accesso alla finalissima nazionale dei play-off d'eccellenza. Alle 18 allo stadio Giovanni Paolo II di Nardò i canarini di mister Nicola Terranova affronteranno i padroni di casa nel return match della semifinale dopo il 2-2 maturato domenica scorsa nei primi 90 minuti di gioco disputati allo stadio Nino Vaccara. Per accedere all'ultimo atto della stagione 2014-2015 e giocarsi la promozione in Serie D al Mazara servirà una mezza impresa. I gialloblu dovranno vincere oppure pareggiare per almeno 3-3. Se i tempi regolamentari invece dovessero chiudersi sul punteggio di 2-2 si andrebbe ai supplementari e in caso di ulteriore equilibrio sarebbero i calci di rigore a decretare la squadra finalista che poi se la vedrà con la vincente tra lo Scordia e il Sant'Agnello, sfida quest'ultima che all'andata ha visto imporsi i siciliani per 2-1 in casa dei campani. Raggiungere l'ambito traguardo non sarà certamente facile, ma i ragazzi di Terranova daranno tutto quello che hanno per sovvertire i pronostici della vigilia e dare una gioia, l'ennesima di questa stagione, a tutti i tifosi canarini. La formazione gialloblu già da ieri in mattina si trova a Galatina, comune a circa 16 km di distanza da Nardò. È lì che il Mazara ha preparato fino all'ultimo la sfida di domani. Lo stadio del Nardò intanto sarà un catino, i tifosi granata sono pronti a trasformare il Giovanni Paolo II in una bolgia. Ad arbitrare l'incontro sarà il signor Enrico Maggio della sezione di Lodi, coadiuvato dagli assistenti Giulio Basile di Chieti e Andrea Micaroni di Pescara. Non ci sono altre notizie, vi auguro una buona domenica. Grazie per averci seguito, arrivederci.